nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Salutiamo e ringraziamo, ecco, il nostro Vescovo Francesco che ci onora quest'oggi della sua presenza. Ecco, l'occasione è quella del centenario dell'incoronazione di Maria Bambina, che vediamo qui quest'oggi. Ma questa occasione rende ancora più significativa questa presenza del nostro Vescovo in questi tempi, che sappiamo tempi particolarmente difficili, faticosi per così strutture come la nostra fondazione Roma. Sono stati mesi e in parte sono ancora molto molto difficili, come per tante altre SRA che noi sappiamo e conosciamo. Qui si è vissuto in modo particolare, ecco, quel dramma, diciamo, che purtroppo ha segnato la nostra umanità, possiamo dire, di questi ultimi tempi, questi ultimi due anni ormai quasi. Ecco, il nostro Vescovo è qui con noi quest'oggi per darci la sua parola di incoraggiamento e di conforto. È una presenza molto significativa, molto bella per noi, per gli ospiti, per il personale, per l'amministrazione, diciamo, della nostra Fondazione Roma. Lui è già stato qui in passato per un breve saluto in occasione del suo pellegrinaggio pastorale. E proprio anche nella lettera che lui ci ha riconsegnato alla conclusione di questo pellegrinaggio pastorale, ha avuto una memoria, una citazione particolare proprio per questa fondazione, per l'importanza, diciamo, che ha sul nostro territorio. Quindi noi lo ringraziamo per questa sua attenzione, per questa sua sensibilità, e siamo lieti di celebrare con lui quest'oggi questa Eucaristia. Grazie a te, caro Don Mario, per queste parole che riprendono appunto le intenzioni con le quali sono venuto a pregare insieme con voi. Grazie a Don Lorenzo che pure concelebra insieme con me, e finalmente a voi. Una promessa, una richiesta era stata fatta, una promessa avevo consegnato e sono felice di poterla mantenere in questa circostanza così bella nel centenario dell'incoronazione di Maria Bambina. Saluto il signor Sindaco, che ringrazio per la sua gentilezza avvalorata ulteriormente in questa circostanza. Saluto la Presidente e tutte le persone che collaborano con lei nella conduzione di questa casa, insieme a tutti gli operatori che quotidianamente si prendono cura delle persone che vi sono ospitate. E finalmente saluto tutti voi, cari fratelli e sorelle che vivete qui. Sono tornato volentieri, Don Mario evocava anche le persone care che ci hanno lasciato e che non dimentichiamo nella preghiera e che affidiamo al Signore, da cristiani credendo che attraverso il tunnel oscuro della morte sono giunti nella luce di una vita nuova e perfetta. E la preghiera però è proprio per ciascuno di voi, e insieme con voi penso anche alle vostre famiglie, ai vostri cari. Una delle sofferenze di questi anni è stato proprio il necessario distanziamento anche dall'incontro con i propri cari. Adesso appunto le possibilità stanno aprendosi progressivamente, però sono ancora molto limitate, e quindi noi vogliamo raggiungerli in questo momento con la nostra preghiera. Questo periodo difficile in cui le tradizioni e la storia e la religione stanno subendo un po' un contraccolpo anche a causa di questa pandemia, queste celebrazioni sono importanti per riaffermare quanto sono importanti le tradizioni. Lei cosa ne pensa? Che per riscoprire il significato di queste tradizioni, perché il rischio è a volte appunto di mantenere la tradizione ma di perderne il senso. Invece questa prova della pandemia ci invita a dire: bene, facciamo questa cosa, la vogliamo ancora, e di riscoprirne le ragioni.
Poi quando si arriva in luoghi come questi, dove ci sono persone che hanno una vita, sono generazioni, si percepisce come la tradizione non sia solo qualcosa di esteriore, ma è proprio rappresentata dal volto dei nostri nonni. E questo volto ci dice come, attraverso a volte anche le rughe della vecchiaia, come appunto non semplicemente la conservazione, ma il rinnovamento del senso delle tradizioni dia significato ai tanti impegni che in questo tempo dobbiamo sostenere. E ragazzi che stanno vivendo questo periodo, che messaggio si sente di volergli dare? Ai ragazzi, anch'io ormai un po' come nonno, vorrei dire quello che i vecchi dovrebbero sempre consegnare ai più giovani, e cioè che anche dopo la notte più buia il sole torna a sorgere. Potrebbe sembrare una frase fatta, quasi scontata, quando però una persona lo dice a fronte di una vita vissuta, io credo che la verità di queste parole possa diventare significativa anche per le giovani generazioni. Grazie mille, grazie. In qualità di presidente della Fondazione Giovanni Carlo Tonus, unitamente agli ospiti, a tutto il personale che a vario titolo e con diverse funzioni presta la propria opera nel nostro ente e dal Consiglio di Amministrazione, la ringrazio per aver voluto condividere con noi questa ricorrenza. In questi giorni festeggiamo il centenario, l'incoronazione del simulacro di Maria Santissima Bambina, portata dal Menno, dalla congregazione delle Suore di Carità Maria Bambina, fondata dalla Santa Bartolomea Capitania di Lovere. La Madonnina venne sistemata in un altare laterale della nostra chiesa, che è dedicata a San Giovanni Battista. Sono passati 100 anni da quando le donne, mamme e spose, si privarono del loro oro che fecero fondere per fare la coroncina che poi venne posta sul capo di Maria Bambina in segno di ringraziamento per il ritorno dei loro uomini dalla Prima Guerra Mondiale sani e salvi. 100 anni dopo la storia si ripete. Siamo qui riuniti oggi a pregare affinché venga sconfitto il nemico invisibile che ci attanaglia da 18 mesi. Ringraziamo la Maria Santissima Bambina per averci accompagnato e protetto durante le fasi più dure. Non siamo ancora uscite dal tunnel, ma riusciamo a vedere la luce. In questo momento di festa è obbligo ringraziare tutti coloro che dal 1879, anno di fondazione dell'Opera Pia Rota, si sono impegnati per portare avanti la missione che Giovanni Carlo Rota ha espresso nel suo testamento. In particolare non possiamo dimenticare le suore che hanno guidato l'ex ospedale, il dottor Locatelli e don Gianmario, che per tanti anni si è amorevolmente preso cura della chiesa e delle anime degli ospiti. Alzando lo sguardo possiamo ammirare la bellissima infiorata allestita nei nostri spazi. È il frutto del lavoro delle pazienti mani delle nostre ospiti, ma soprattutto delle signore della Contrada Simaera, come ci piace chiamarle. Senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile. A loro va tutta la nostra ammirazione ed il nostro grazie. Per la riuscita di questa cerimonia dobbiamo ringraziare anche la banda di Almenno, che ci ha onorato della sua presenza, e il coro degli Amicissimi, che non ci ha fatto mancare e ci ha allietato la celebrazione con i suoi canti. Affidiamo alle sue preghiere tutti i nostri operatori che con sacrificio si prendono cura dei nostri ospiti ed anche coloro che ci hanno lasciato. Ci aiuteranno per proseguire rinfrancati nel difficile cammino che la vita quotidiana ci impone. Lei ci ha lasciato i compiti, ma anche noi ne diamo qualcuno a lei. Grazie Eccellenza per aver condiviso con noi questo momento così significativo per tutta la comunità almennese. Un grazie anche al nostro sindaco, che a nome dell'amministrazione è sempre presente ed è molto vicino alla fondazione, a cui passo la parola per un breve saluto. Grazie Presidente, anche io sono onorato di, a nome mio come amministrazione comunale, di averla qui oggi, visto che in 2 anni e mezzo sono stato fortunato a averla ricevuta 4 volte. Dunque, in occasione del centenario, la ringrazio ancora anche oggi. Voglio ringraziare anche i parroci, ringrazio anche io il corpo musicale, il nostro coro, gli Amicissimi,
Io purtroppo sono dalla Contrassi Maier, devo fare un grosso ringraziamento anche a loro perché si sono adoperati in organizzare non solo qui ma anche nei parchi dove andremo a fare la celebrazione mercoledì sera. Ringrazio tutti gli operatori sanitari, però volevo fare un ringraziamento particolare a tutto il CDA della Fondazione che in questi un anno e mezzo, due, ha avuto da lavorare non poco. Dunque sono onorato di avere questo CDA e sono onorato di avere una casa di riposo sul territorio così funzionale. Grazie a tutti. Siamo in compagnia del presidente della Fondazione Rota e per queste celebrazioni se si può dire qualcosa. Innanzitutto devo scusarmi con le mini news perché nei ringraziamenti che ho fatto durante il mio discorso mi sono dimenticata di voi. Siete stati veramente importantissimi perché avete permesso comunque a chi voleva collegarsi del territorio almennese di poter assistere alla cerimonia. Ci è veramente dispiaciuto non avere accanto a noi la popolazione di Almenno in una giornata così importante. Purtroppo le normative Covid sono troppo stringenti e non abbiamo potuto fare altrimenti. La Fondazione sta veramente facendo il possibile sia nei confronti degli ospiti che abbiamo all'interno sia nei confronti del territorio. Le assistenze al domicilio sono veramente aumentate, abbiamo quadruplicato le nostre forze. Siamo impegnati nei progetti nuovi che ci verranno appunto assegnati con la fine dell'anno. Cerchiamo veramente di fare il possibile. Sappiamo che tutti i parenti hanno portato tanta pazienza in questo periodo. Cerchiamo veramente di mettere in campo tutte le forze possibili per fare in modo che comunque la Fondazione porti avanti il progetto e soprattutto la mission che ci è stata assegnata dal Giovanni Carlo Rota con il suo testamento. Grazie mille, grazie. Arrivederci. Don Lorenzo, due parole per queste celebrazioni, per le mini news. No, semplicemente è stata una cosa, penso, molto commovente, soprattutto nel pensare le difficoltà che hanno avuto e che hanno tuttora gli ospiti di questa casa, ma sentire la vicinanza del Vescovo, ma non solo sua, di tutta la comunità, penso sia un segno di speranza per tutti i nostri ospiti. Grazie, grazie a voi. Allora, siamo in compagnia del sindaco di Almenno San Salvatore, Michele Sarchielli, e gli chiediamo qualcosa relativamente a questa ennesima grande importante celebrazione che c'è stata qua ad Almenno San Salvatore, per la precisione alla Fondazione Rota. Sì, come ho ribadito prima nel mio intervento, ripeto ancora e rinnovo il ringraziamento a Sua Eccellenza Veschi che ci ha fatto visita oggi. Ringrazio tutti i volontari che hanno partecipato al fine di realizzare questo evento. Ringrazio il CDA della Fondazione Rota e tutti la Contrada Simera anche che si è data da fare per addobbare la contrada. Volevo inoltre ringraziare anche le Mini News per questa intervista, visto che anche ha trasmesso la celebrazione in streaming. Grazie a te, Marco.